Oggi grande convention di Forza Italia all'hotel Carlos V di Alghero. Presenti i massimi leader del partito. Partenza della campagna elettorale che vedrà Marco Tedde candidato alle regionali. Intanto anche il coordinatore uscente Mario Conoci conferma il totale sostegno all'ex sindaco. Ieri la Commissione Bilancio presieduta da Pietrino Foisa ha approvato un emendamento alla finanziaria voluto dai riformatori sardi riguardo le accise sulle risorse petrolifere. Un miliardo di euro in più per i sardi. Intanto nel TG spazio anche alle interviste con la gente che risponde su Natale, spese e crisi. E per la pagina sportiva del sabato spazio come di consueto agli impegni delle nostre squadre locali in eccellenza. Alghero e Fertilia giocheranno oggi in anticipo. Parleremo anche di basket con l'impegno della Mercedes a Trieste e di rugby con l'Amatori che andrà a giocare sul campo del Prato Sesto. Un saluto a tutti voi telespettatori di Catalan TV, oggi grande convention di Forza Italia all'hotel Carlo V di Alghero, presenti massimi leader del partito, partenza della campagna elettorale che vedrà Marco Tedde candidato alle regionali, intanto anche il coordinatore uscente Mario Conoci conferma il totale sostegno all'ex sindaco. La stagione politica che ci prepariamo ad affrontare è fondamentale per il futuro della nostra città, che non può permettersi altri passi falsi dopo quello che ha portato al governo la sinistra, che ancora una volta ha dimostrato la propria incapacità ad amministrare anche l'ordinarietà. A scrivere questa nota è Mario Conoci, coordinatore uscente di Forza Italia. Lo ha dimostrato ad Alghero nei 16 mesi scorsi, ha spiegato, durante i quali ha solo litigato per l'attribuzione di poltrone, ma anche durante i cinque anni di Soru nei quali in regione la sinistra ha isolato e bloccato la Sardegna, facendola regredire come mai era accaduto prima. Oggi abbiamo la responsabilità di proporre per la guida della città e per nostra rappresentanza e regione scelte che siano in grado di rilanciare l'esperienza di buon governo attuata per dieci anni ad Alghero, trasferendola anche nella sede del Consiglio regionale. Occasione importante per unire le forze e far ripartire la nostra città dopo questi lunghi mesi di mala amministrazione. La circostanza di votare per il rinnovo dell'amministrazione regionale, spiega Conoci, e per quella comunale rappresenta un'opportunità concreta per riconsegnare alla città il ruolo che le spetta in Regione e garantire un'amministrazione comunale capace di dare risposte ai problemi delle nostre famiglie e delle nostre imprese e nostra ferma volontà prosegue inoltre di lavorare con tutte le forze politiche e i movimenti che vogliono contribuire a dare ad Alghero una nuova amministrazione capace di aprirsi a tutte le componenti attive della città e di collegarsi unitamente con la regione attraverso rappresentanti di diretta espressione dei cittadini di Alghero. La proposta di Forza Italia per amministrare il comune è dunque aperta al contributo di tutti e vuole realizzare una coalizione omogenea che ponga al centro Alghero e la soluzione dei suoi problemi. E in questa fase si incastona la sintesi di tutto l'ex PDL, oggi Forza Italia, di individuare in Marco Tedde il candidato migliore per rappresentare il territorio e anche l'intero nord-ovest della Sardegna a Cagliari. Per le prossime elezioni regionali, proprio nel richiamato spirito unitario e nell'intendimento di mettere in campo le migliori risorse e capacità politiche, riteniamo, scrive ancora Conoci, che la candidatura di Marco Tedde rappresenti la sintesi più efficace per rappresentare i bisogni della nostra città e del territorio e regione, ponendo Alghero al centro di un progetto di crescita. Di sviluppo. E come anticipato in apertura, Ugo Cappellacci incontra gli algheresi. Alghero chiama la Sardegna. Oggi dalle 17 presso l'hotel Carlo V si terrà il primo convegno della nuova Forza Italia. Presenti i massimi rappresentanti regionali del partito. Ad iniziare dal presidente Cappellacci, candidato anche alle prossime consultazioni per ricoprire nuovamente il ruolo di guida della giunta isolana. Ci saranno anche il senatore Emilio Floris, i deputati Salvatore Cicu, Paolo Vella e poi consiglieri regionali Antonello Peru, Pietro Pittalis e Nicola Rassu, oltre che gli altri leader Setti Munizzi e Carmelo Porcu. Gli interventi principali sono affidati ai leader locali Marco Tedde, Gianni Martinelli, Michele Paese e Mario Conoci. Verranno affrontati diversi temi importanti per il territorio, dal porto all'aeroporto, passando per il Palazzo dei Congressi, nuovo ospedale, circonvallazione, facoltà di architettura, ma anche Zona Franca, piano paesaggistico ed ex hotel ESI. Ieri la Commissione Bilancio presieduta da Pietrino Fois ha approvato un emendamento alla finanziaria voluto dai riformatori sardi riguardo le accise sulle risorse petrolifere. Un miliardo di euro in più per i sardi. La commissione Bilancio presieduta da Pietro Fois ha approvato all'unanimità l'emendamento alla finanziaria, che prevede di inserire alla lettera M dell'articolo 8 dello Statuto il riconoscimento tra le entrate assegnate alla Regione Sardegna dei tributi irareali alle imposte di fabbricazione. Questo vuol dire, precisa il Presidente della Commissione Pietro Fois, che la Regione incasserà le accise sulle risorse petrolifere prodotte e non solo commercializzate e trasferite dal produttore nei depositi fiscali fuori dalla Sardegna. Fino ad ora, sottolinea ancora Fois, nell'isola arrivava solamente quella parte di accise derivanti dal consumo e non dalla produzione. L'incremento degli introiti, valutato grazie all'approvazione di questo emendamento, sarà di un miliardo di euro in più all'anno. Ad usufruire di questi vantaggi saranno le famiglie e le imprese, che avranno un notevole risparmio sul consumo dei carburanti. Ringrazio i commissari per la sensibilità dimostrata, conclude il presidente della terza commissione. L'approvazione all'unanimità di questo provvedimento, come è avvenuto l'anno scorso per l'IRAP, porterà importanti benefici ai Sardi. E come facciamo ciclicamente? Siamo ritornati nel mercatino del mercoledì per sentire l'opinione della gente, periodo natalizio, spese, ma anche la situazione economica generale. Questi gli argomenti che hanno visto rispondere anche alcuni commercianti. Buongiorno signora, lei è una commerciante qui della, del mercatino del mercoledì, quasi 30 anni che venite a fare ovviamente il vostro banco. Le vogliamo chiedere, la gente compra? La gente ha pochi soldi e cerca le offerte, i prezzi più bassi. Praticamente vengono a chiedere le offerte. Sì. E invece, per quanto riguarda magari adesso che si avvicina il periodo di Natale, sente magari i commenti dei suoi clienti al banco su cosa faranno, sul fatto della crisi, perché sentiamo che molti si lamentano proprio. Si lamentano tutti perché con la pensione non arrivano neanche a fine mese. Però alcuni dicono: Noi siamo pensionati, però pensiamo ai giovani che non hanno lavoro. Soprattutto perché devono aiutare anche nipoti e figli che sono disoccupati. Il male della Sardegna è questo, che c'è disoccupazione e pochi soldi. E invece per quanto riguarda magari quando iniziano a comprare per il Natale? Una settimana prima, due prima? Una settimana prima, qualche giorno prima. Signora buongiorno, volevo chiedere a lei, intanto cosa ci fa il mercatino? Non mi dica si faccia gli affari suoi perché mi offende. No, voglio fare una passeggiata. Deve comprare? No, non compro niente. Guardo, osservo e poi mi rimetto le mani in tasca perché non ho i soldi per comprare. Ma sta osservando anche per Natale? Il Natale è una nota dolente, mi dispiace. Come mai, signora? E come mai? Perché la tredicesima ormai è spesa da tempo. Tare, star su e, e tutte queste cose. Prima invece la utilizzavo? La utilizzavo anche per un pensierino, per me, per i ragazzi, per la casa. Adesso più niente. Ha figli lei? Sì, lavorano. Studiano all'università, quindi i soldi sono tutti per loro. Buon Natale a tutti comunque, non ci manchi l'allegria, guai. Buongiorno, un commerciante del mercatino del mercoledì, anche a lei vogliamo chiedere la stessa cosa. Come sente l'aria nel senso a livello economico? Ma, direi abbastanza pesante in questo periodo, mm, non c'è ancora una situazione che ci possa permettere di rimanere tranquilli. Eh, credo comunque questo sia un fatto generale mh, che si ripercuota insomma, in tutti quanti mh, i settori della produttività, anche tra i lavori, tra coloro che vanno ad acquistare, che non si possono permettere anche di poter spendere, eh, insomma, hanno difficoltà magari anche a fare la spesa. Lei sente magari i commenti dei suoi clienti? Decisamente sì, diciamo che questo lavoro permette anche di scambiare qualche opinione, qualche idea, conoscere anche magari delle situazioni che possono essere abbastanza impegnative, mettiamole in questo senso. Alghero in centro diffonde con piacere l'appello di Babbo Natale e invita tutti i piccoli aiutanti dai tre anni in su all'Eco Laboratorio di Babbo Natale, allestito all'interno della Torre San Giovanni in largo San Francesco. La fabbrica di giocattoli accoglierà gratuitamente tutti i bambini dalle 17 alle 20, oggi, domani e lunedì 23 dicembre. Il servizio organizzato dal Centro Commerciale Naturale sarà curato dal Centro Infanzia all'Aquilone con le capo Elfo Irene e Marina, che educheranno al riuso dei materiali e stimoleranno la crescita creatività e manualità immergeranno anche i bambini nella piacevole atmosfera natalizia imparando a collaborare e giocare insieme. Visitare il villaggio di Babbo Natale, spiega Emiliano Piras, presidente di Alghero in centro, è il sogno e la speranza di tanti bambini durante le feste e nel nostro piccolo abbiamo voluto esaudire questo desiderio. L'apertura dell'Eco Laboratorio ospiterà uno spettacolo di magia natalizia. Il centro infanzia all'Aquilone si prenderà cura dei bambini anche durante la notte al mercato il prossimo 29 dicembre. E sempre per quanto riguarda il Natale, ma parliamo nello specifico di musica, ritorna ad Alghero Christmas in the House, l'evento musicale con protagonista la DJ e produttrice Elisa B, ideato e curato dall'associazione Primigenia, che da quattro anni ormai è un appuntamento classico. In questo 2013 però diventa un tour con date anche a Sassari e Cagliari. Per quanto riguarda Alghero, l'appuntamento è il 24 dicembre altro. Ritorna per il quarto anno consecutivo Christmas in the House, con protagonista Elisa B., una delle DJ produttrici più amate del panorama nazionale. Per la prima volta il progetto ideato e curato dall'associazione Primigenia diventa un tour sardo con tre date sparse sul territorio regionale. La prima ad aprire le danze ad Alghero nel locale El Tro con ingresso gratuito. Qui la vigilia del Natale è oramai appuntamento classico con le selezioni della DJ. Poi il 25 dicembre al True Colors di Sassari e poi sabato 28 dicembre grande chiusura all'Open Gate di Cagliari dove in console sarà accompagnata da Terio, astronascente dell'Electro House. Il successo di Elisabì anno dopo anno si rafforza e aumenta grazie alle continue collaborazioni, riconoscimenti e produzioni come una delle ultime track pistolero creata ad hoc per il contest della Reebok. L'azienda di moda ha voluto alcuni tra i più importanti DJ produttori nazionali per aiutare a fare crescere la scena, offrendo la possibilità di remixare un brano dei Big. Inoltre l'ultima produzione di Elisabeth Berber è stata suonata da branco dei Burakasom Sistema nella famosissima stazione inglese BBC Radio One. Christmas in the House ideato e curato dall'associazione Primigeni in collaborazione con We Are The Night rappresenta ormai un appuntamento classico del Natale algherese. Dopo il tipico cenone della vigilia del Natale, martedì 24 dicembre, la digestione affidata alle bombe di Electro House, Dubstep UK e Miami Bass e tanta ottima nuova musica selezionata dalla nostra Elisa B. Ad accompagnarla in console, due dei DJ resident del gruppo organizzativo We Are The Night, Spitfire Beats e Colgesso. Ed ora diamo la linea alla regia, c'è la pubblicità tra poco con la seconda parte del nostro telegiornale. E ritorniamo in studio per la seconda parte del nostro telegiornale dedicata allo sport. Sono tre gli anticipi di questo pomeriggio nel campionato di eccellenza. Impegnate entrambe le formazioni algheresi. Giallorossi dopo lo stop casalingo dovuto alla sconfitta per 1-0 con il Salluri saranno di scena sul campo del San Teodoro. Per gli algheresi quella di domenica scorsa è stata un'occasione mancata per incrementare i punti in classifica che li vede fermi a quota 17. La gara di, doma di oggi, scusate sarà importante da vincere visto che il Sant'Edoro sta solo a meno un punto dai catalani. Dopo la sconfitta nello scontro diretto per la vetta con la l'Anurese, la gara è terminata 2-1 per l'11 di Mereu, il Fertilia di Mister Massimiliano Paba si prepara ad ospitare oggi alle 15 al Mariotti il Taloro Gavoi dell'ex Alghero Pippo Zani, un'altra partita complicata per i Giuliani scivolati in terza posizione contro una squadra che si trova dietro di una sola posizione a meno un punto. E sempre per il calcio, gli impegni che attendono le compagini algeresi che militano il girone G di Seconda Categoria vedono la pietraia Alghero, reduce dal pareggio interno con il Torralba per 1-1, in questo turno fare visita al Tiesi, penultimo della classe. Gli algheresi hanno in classifica 19 punti, anche il Maristella giocherà in trasferta. Dopo il pareggio con il Florina, i biancoverdi si preparano a giocare sul campo della premio in classifica Fulgor Sassari. Basket obiettivo 2 punti per la Mercedes Alghero. Le bianco-blu di Coach Cordeschi cercano la vittoria in terra friulana contro la GT Triestina. Questo dopo la brutta sconfitta di sette giorni fa nel derby con il Seragius. Si disputerà questa sera il match che vedrà opposta la Mercedes alla GT Triestina che attualmente occupa la terza posizione in classifica. All'andata le Triestine si imposero col punteggio di 62-74, dopo una partita, quella dell'esordio di Coach Cordeschi, molto divertente. Domani proveremo a portare a casa i due punti, dichiara il direttore sportivo De Rosa. Siamo rimasti male per la sconfitta nel derby con Selargius, soprattutto a causa di alcuni fischi, insulti da parte dei due arbitri. Sono sicuro che Selargius avrebbe vinto lo stesso. I due fischietti hanno pensato di ergersi a protagonisti del match, continua, rovinando una partita che invece era molto piacevole piacevole e corretta. Comunque dobbiamo lottare partita su partita se l'Argius potrebbe rientrare nella corsa playoff, quindi le tre partite rimanenti assumono una grande importanza per noi. Loro sono una giovane come più della nostra, sicuramente più affiatata, ma noi non andremo a Trieste per fare le comparse, poi se saranno più brave vinceranno, ma sicuramente le nostre ragazze daranno il 100%. Dopo la partita di questa sera ci sarà il rompete le righe per le vacanze natalizie, la rivederci al 27 dicembre, giorno fissato dallo staff tecnico per riprendere gli allenamenti. Il rugby con il turno di domani, l'undicesimo in calendario, si chiude il girone d'andata del campionato di Serie A. Girone 2 di rugby. L'amatori, reduce dalla sconfitta interna con Vicenza, andrà a giocare sul campo del Prato, sesto, che in classifica sta sopra di due punti. Dopo la partita di domani, lunga pausa per le festività, si ritornerà in campo addirittura a febbraio. Trasferta a Toscana nell'undicesimo turno per l'amatori Novaco Alghero. Le aquile giallonere reduci dalla sconfitta interna con i Rangers Vicenza di domenica scorsa si preparano ad affrontare l'Unione Rugby Prato, sesto. Una partita importante che rappresenta un'occasione ghiotta in caso di vittoria per scalare la classifica. Infatti l'amatori è ferma al penultimo posto con 16 punti, mentre gli avversari toscani stanno sopra di sole due lunghezze. Una bella squadra quella toscana con una buona linea di tre quarti e anche una discreta mischia. Per domani tutti presenti tranne l'Algherese Francesco Usai, ancora infortunato. Nella scorsa domenica i Toscani sono stati sconfitti dal Custorino, terza della classifica per 52-31. Dunque in casa non saranno intenzionati a farsi portare via punti. Di contro la compagine giallonera sa quanto conterebbe ottenere una vittoria domani, sempre per il discorso Salvezza. Le gare di questo turno chiudono il girone d'andata, pausa natalizia di fine anno lunga, dopo questa gara si ritornerà a giocare addirittura il 2 febbraio per la prima di ritorno, quando l'Amatori ospiterà in casa il Gran Sasso. Ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale, vi lascio al meteo, vi auguro un buon fine settimana, arrivederci.